Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, l'ultimo video che abbiamo fatto è stato un po' noiosetto. Un video un po' stupidino, dove praticamente abbiamo fatto un po' di esplorazioni e poi vi ho fatto vedere l'ultimo nostro arrivo, che era un Leafy, Baby Leafy, una roba del genere. Allora, oggi cosa andremo a fare? Andremo prima di tutto nel nostro crafting, blocchi craftati, andiamo qua e andiamo a prenderci questi. Ci prendiamo questi perché dobbiamo andare a vedere un attimino, aspettate perché non so, ok, è qua, sono qua. Allora possiamo andare a prendere questo, perfetto, e andremo a crearci il nostro cesso. Voi pensate che io stia scherzando, ma non è così. Ma non solo ragazzi, non solo, perché noi andremo mercoledì a crearci il nostro angolo di computer. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a vedere di costruire allora, ok ragazzi, questa qua è una cassa, ok, non è neanche difficilissima da fare, ok, servono 8 arcstone, 4 di questi, e la grandezza è di questa qua, ok, è la stessa identica grandezza. La cassa che voi vedete è quella là, quella là blu in fondo, che si illumina, ok, non è un granché, vi dico la verità, non è un granché. È una cassa nuova che abbiamo sbloccato, ma vi dico che non mi instica più di tanto. Allora, prima di tutto questa volevo vedere di far, non mi interessa. Allora, il nostro cesso l'abbiamo fatto. Questo cosa serve? Perfetto. Stone rod e il miele che l'abbiamo. Allora, andiamo a prenderci lo stone rod e proviamo a fare uno di questi. Allora, nel crafting andiamo a prendere lo stone rod, che non possiamo, perché siamo pieni. Porca di quella miseria, come sempre ragazzi, io sono sempre pieno, sempre. Allora andiamo un attimo nei drop, andiamo a posare i nostri drop. Allora andiamo a posare i nostri drop. Porca di quella miseria. Qua abbiamo da posare questi e qua sotto non c'è niente. Ma queste uova dove le avevo posate io? Queste uova qua non mi ricordo più se le avevo posate da qualche parte. Devo vedere. Intanto andiamo a posare la pelle, che ne abbiamo 8, misto cristalli, le arcstone, che ne abbiamo 56, abbiamo
da posare i gusci, ma non questi. Andiamo da posare questi gusci qua. Perfetto. E ossa, abbiamo da posare questi. E per il momento, ragazzi, diciamo che siamo a posto. Andiamo a prendere i nostri stone rod. Così e così. Perfetto. Adesso, ragazzi, facciamo questo. Ok, facciamone due, dai. Perfetto. Adesso, intanto craftiamo un po' di cose insieme perché ci serviranno un po' di cosucce. Allora, questo, per fare questo ci serve ossidiana slab e il tar. Allora, ossidiana slab e il tar. L'ossidiana slab è qua e il tar è di qua nei liquidi. Quindi noi posiamo questo e prendiamo il tar. Andiamo qua e ne facciamo un colpo che sono 4. Perfetto. Adesso andiamo a vedere un attimo una bella cosuccia. Cos'altro abbiamo da poter craftare di nuovo? Ad esempio queste leve, che le possiamo fare. E le facciamo così almeno, ragazzi, abbiamo un po' tutto quello che ci può servire. Abbiamo questo beacon verde che lo dobbiamo fare poi vedere un attimino cosa possiamo fare. Questi ragazzi li dobbiamo fare ancora tutti, ne abbiamo solo un tipo, quindi li dobbiamo poi fare, ma posso anche farli off camera. Allora, questo dobbiamo fare e ci manca l'ossidiana rod. Allora, andiamo a posare, aspettate, ossidiana rod e il tar. Quindi il tar ci serve ancora, andiamo a posare lo stone rod e prendiamoci l'ossidiana rod. Quindi posiamo lo stone rod e ci prendiamo l'ossidiana rod, eccolo qua. E facciamo anche questo. Perfetto, ci siamo. Adesso andiamo a vedere se possiamo fare qualcos'altro. Allora, ragazzi, la carta igienica è facilissima, si fa col wood slab, però non serve praticamente niente, serve solo ed esclusivamente a come si dice, a usarla come proiettile praticamente. Abbiamo poi da creare la catena, questi non li ho ancora sbloccati, ragazzi, appena li sbloccherò. Abbiamo da sbloccare un po' di cose. Allora, io direi che questo, ragazzi, lo dovremmo utilizzare. Quindi ci serve lo stone rod e lo stone slab. Andiamo a posare l'ossidiana rod così e prendiamo lo stone rod, ok? Andiamo Ok, così li posiamo, eh. Allora, facciamo questi che ce n'è 4, ok? Perfetto. Adesso posiamo subito stone rod e stone slab e ossidiana slab, così almeno liberiamo. Andiamo a posare anche il liquido, tanto per adesso non ci serve, così liberiamo un po' di posti. Allora, qua ci siamo. Io direi di fare una bella cosa. Vediamo un attimino. Facciamo così. Andiamo qua.
lo mettiamo al posto di questo, poi mettiamo questo, mettiamo questo, dove mettiamo questo e mettiamo questo e mettiamo questo. Perfetto, per il momento ci siamo. Allora, io direi di fare una cosa del genere. Chiudiamo praticamente qui, quindi andiamo a fare in questa maniera. Lasciamo una mezza apertura qua. Così, vedete, dove andrò a mettere io direi di fare in questa maniera, dove andrò a mettere praticamente una bella cosuccia. Allora, noi qua ci siamo. Perfetto. Questo poi lo togliamo, lo spostiamo, magari lo mettiamo qua nel centro, perché lì messo così non mi piace. Allora, andiamo a mettere ad esempio l'8. Possiamo mettere, vediamo un attimino. No, andiamo a mettere questa. Il 4 lo andiamo a mettere qua. No, ragazzi. Allora, così la nostra vasca da bagno, che però poteva essere meglio girata di qua, no, così. Vediamo un attimino. Perfetto, girata così. Poi mettiamo il lavandino, così. Perfetto. Ci siamo. E di qua mettiamo il nostro WC, così, e a fianco, ragazzi, gli mettiamo questo. Perfetto. Ragazzi, abbiamo fatto il nostro bagno, ok? Metterò, vediamo un attimino qualcosa per fare qua tipo specchiera, ma vediamo. Non è una grossa cosa. Abbiamo fatto un piccolo bagno. Volevo mettere adesso questo qua, magari da questa parte. Così e così. Vediamo. Per dire, se io mettessi questo. Fatemi vedere com'è. Perfetto, è bellissima la cosa. Ok, mi piace. Allora, facciamo una bella cosa. Lasciamo lì. Andrò poi io a prendere qualcosa di bello da mettere su. Vediamo un attimino. Intanto volevo mettere. Allora, io ho messo il bagno lì, però a questo punto qua io sposterei un po' di cose. Ad esempio, il letto lo sposterei e lo metterei da questa parte qua. Ad esempio qua dove c'è questo lo togliamo per il momento, togliamo il nostro letto così e
e lo andiamo a mettere esattamente qui. E così, perfetto, uno c'è. Andiamo a prendere questa e la mettiamo qua davanti. Dovrò farne un'altra da mettere lì. E il nostro comodino, che lo mettiamo praticamente, possiamo metterlo anche di qua, come potete vedere. Perfetto, non è male, non è una brutta cosa, eh? Perfetto. Vabbè, questo lo possiamo ancora lasciare lì, non è un grosso problema. E qua io direi, ragazzi, di mettere questo, fatemi vedere, centrato. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sì, senza farlo apposta. Senza farlo apposta, ragazzi, è centrato. Perfetto. Veramente, ma veramente perfetto, è assurdo, bellissima sta cosa. Mi piace. Mi piace. Un bel caminetto con il nostro fuocherello. Perfetto, è stupendo. E possiamo mettere, ad esempio, però se noi lo mettiamo non possiamo mettere niente. Ah, questo lo possiamo accendere e spegnere. Perfetto. Io credo che si potrebbe mettere dei quadri, ma poi vediamo. Per adesso lasciamo così. Ok. Adesso, ragazzi, una cosa che io volevo fare, è andare a vedere, ci dovrebbe essere tipo una scrivania, un tavolo, una scrivania, qualcosa di utile per mettere sopra il nostro computer. Allora, devo andare a vedere un po', perché non so dove può essere appoggiato il nostro computer. No, qua non c'è. Però provare a vedere se è possibile mettere giù il tavolino col computer sopra. Secondo me è possibile. Allora, andiamo un attimo di là nel magazzino e andiamo a vedere, ragazzi, se c'è un tavolo nei mobili da poter mettere là in camera. Allora, vediamo un po'. Allora, io direi che intanto questo la possiamo prendere e ci siamo. Abbiamo da mettere il tavolino, ma non questo. Ce ne dovrebbe essere qualcun altro un po' più bello. E no, perfetto. Allora mettiamo quello lì, mercoledì. Mettiamo questo per l'inizio, mettiamo questo qua. Quindi posiamo questo, 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 questo e questo. Mettiamo questo, lo spostiamo di qua. Prendiamo questo e prendiamo questo. Ok? E vediamo un attimino. Allora, questo intanto lo posiamo anche qua. Anche questo qua. Perfetto. Andiamo un attimino, andiamo a vedere se possiamo utilizzare questa cosa. Così, ragazzi, mettiamo a posto un po' la nostra camera come vogliamo. Allora, intanto
Questa qua la togliamo e mettiamo una poltrona, la mettiamo qua, mettiamo questa, la mettiamo così. Andrò poi a mettere anche le porte, ragazzi, qua adesso vediamo un attimino. Voglio mettere il computer, metterlo magari qui, così. Quindi mettiamo questa, così, e mettere la nostra sedia qui, così, no, girato al contrario, però così e così, perfetto. Ok, adesso sul tavolo dovremmo riuscire a mettere qualcosa. Ad esempio, andiamo a prendere il nostro monitor, lo mettiamo qua, la tastiera la mettiamo qua e il nostro joypad lo mettiamo qua, joypad, joystick, quello che è. Andiamo a mettere 4 il monitor, ok? Andiamo a scegliere un attimino tutto l'ambaradan che possiamo magari inserirli. Ok, come sfondo. Ecco, ad esempio, ragazzi, una cosa che si potrebbe inserire potrebbe essere o questa o questa. Che ne dite di questa? Di Matrix. Potrebbe anche funzionare, perché di altro, ragazzi, non c'è niente. Possiamo utilizzare anche questa, mettere questa, ragazzi. Applica. Mettiamo 5. Quindi se allora devo provare a far così, 0, lì appoggiamo sopra questa. Adesso vediamo un attimino. Allora, la tastiera mi dice che è gigantesca, quindi io direi di fare una bella cosa. Mettiamo il nostro tavolino, così. Mettiamo il nostro tavolino, mettiamo qua, dai. Vediamo un attimino. Allora, per fare una bella cosa togliamo questa. Li mettiamo, facciamo così, poi gli mettiamo qua il nostro tavolino, ok? Andiamo qua, gli mettiamo il monitor, gli mettiamo qua sopra la tastiera, ok, perfetto, e abbiamo, ragazzi, il nostro computer che, visto da di qua, così potrebbe essere fattibile, ok? Noi abbiamo messo il computer così, con la nostra tastiera, gli mettiamo, andiamo qua sopra e gli mettiamo qua, gli mettiamo la nostra sedia, che però ce l'abbiamo in un punto dove non serve,
e la dobbiamo spostare. Quindi 7, così, almeno così ragazzi, siamo qua e ci possiamo sedere e guardare il nostro monitor computer, ma lui non fa niente. Quindi andiamo a Fanduro. Ok, perfetto. Bene, allora ragazzi, facciamo una bella cosa. Io chiudo qua questo video, ok? Vi saluto, abbiamo messo un po' di cose. Allora, intanto facciamo anche un'altra bella cosuccia. Andiamo qua e mettiamo sul lavandino. No, della Madonna. Sì, a galleggiare in aria non mi piace, però. Io direi che dobbiamo poi mettere qualcosa lì. Tipo ragazzi, una mensola. Ci sono, le metteremo, vediamo, dai. Ci sono le mensole, le andremo poi a fare. Bene, allora ragazzi, davanti al nostro bel caminetto io vi saluto, ok? E vi auguro una buona giornata. Come sempre mi raccomando, tante bei like sotto i miei video, condividete, ok? Aiutatemi a portare avanti questo canale. Io vi mando un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.